Sì, eravamo a registrare un servizio TV a One TV sul canale 89 di Sky e c'era l'intervistatore, il moderatore, chiamiamolo così, che faceva delle domande sul nuovo governo. Allora, qui c'è quell'amico che parla del Movimento 5 Stelle e tutto il rispetto verso di lui e verso tutti quelli che credono in quello che raccontano i leader. Ma fra quello che racconta il leader e quello che è la verità e degli intenti, a volte c'è un po' di spazio, un po' di un taglio termico, diciamo, va. A volte, non sempre. La verità di chi? Eh? La verità di chi? Lui no, lui è uno collaboratore. La verità degli esperti qua. Vabbè, scusa, adesso non mi ricordo che cosa ho detto. Vabbè, quindi per tornare a noi. Di buoni intenti sono piene le fosse dei cimiteri, lo sappiamo tutti. E allora raccontare e dichiarare quello che si vuole di più e di ancora oltre richiede solo un po' di fiato. E quindi il fiato non manca a nessuno, le parole non mancano a nessuno, però occorre vagliare le azioni, il comportamento. Il divenire nel tempo del comportamento. Allora, un partito politico che non si chiama partito politico, che non si vuole chiamare partito politico, però ha tutte le caratteristiche di un partito politico ed è registrato come partito politico all'ufficio delle entrate, che inizialmente era composto da 5 elementi, tra cui c'era un certo signor Tare Sassoon, erede di una dinastia di schiavisti negrieri e corrieri di droga a tonnellate a navi intere, che hanno fatto i soldi sulle miserie e le tribolazioni di intere generazioni di interi continenti, che hanno proposto e sostenuto e finanziato ben tre guerre con circa 50 milioni di morti. E beh, insomma, io avrei qualche dubbio sulla veridicità di quello che racconta, però tutti dicono aspettiamo a vedere che cosa fanno, aspettiamo tranquillamente, non c'è tanto, anche diversamente non è neanche possibile fare, quindi aspettiamo, diamo la chance a tutti e verifichiamo se l'intento e le dichiarazioni di intento erano davvero, davvero quelle originarie, quelle oneste. Sostituiamo l'onestà, noi vogliamo l'onestà e diamo le prove di onestà, vediamo. Intanto le premesse non sono molto oneste, perché quando uno parla di reddito di cittadinanza e poi fa una specie di assistenza alla mendicità invece che una cosa onesta, che dice voglio uscire dall'Europa e invece poi fa i compromessi con tutti i possibili dell'arco costituzionale e dell'arco parlamentare, che dice via dall'euro e invece il giorno dopo dice no, rimaniamo nell'euro perché nell'euro non ci affamiamo, non moriamo di fame, non ci indebitiamo. Ma che cazzarola state dicendo? Cioè qual è la verità? Cosa è la verità? Qual è? Est veritas. Lo diceva un grande. In vino veritas. Lo diceva un grande Ponzio Pilato, un grandissimo. Certo. Allora, per tornare a noi e diciamo, fare un filo logico, trarre e tirare un filo logico da quello che ho fatto con il premesso.